Riprendiamo dai playoff e dai playout di seconda divisione. Andiamo con il cartello grafico per quanto riguarda il girone A, per cortesia. Andiamo a vedere le partite. Il Cuneo ha vinto 1-0 contro il Rimini, pareggio invece tra Casalentella 2-2. Pensate, gol in pieno recupero l'ha segnato il portiere dell'Entella Paroni al 96esimo, gol di testa. Dunque, ha preso 9 in pagella perché ha parato tutto e poi è andato a fare il gol. Si qualifica la squadra di Chiavari. Nicolò Schirai, qualche curiosità anche sul portiere dell'Entella, vediamo? Beh, sicuramente è un portiere che quest'anno ha fatto veramente bene, non è una scoperta per gli addetti ai lavori. Come certamente punta, non era immaginabile che fosse un goleador, ma c'è da dire che l'area del girone A porta bene i portieri goleador, perché già in stagione c'era stata una doppietta addirittura in due gare differenti, era andato a segno Simone Aresti, portiere ex Cagliari di proprietà del Savona. Dunque c'è qualcosa di magico quando giocano in seconda divisione nel girone A. Vaglielo a dire quello di Casale. Infatti stavo finendo. A parte questo, una beffa atroce per il Casale, che stava completando la rimonta. Due ottime squadre che hanno fatto una grande stagione. Secondo me proprio da questo incrocio potrebbe uscire la vincitrice. Dunque vedo l'Entella, anche se ha il fattore campo sfavorevole, favorita contro il Cuneo. Guadagniamo tempo perché abbiamo scovato su YouTube le immagini della partita. Dobbiamo però andare verso la fine della clip per vedere il gol. Dobbiamo assolutamente vederlo. Prendo tempo con Nicolò per parlare della dirigenza del Casale. Una brutta delusione davvero questo mancato approdo alla finale. Potrebbe cambiare qualcosa anche in Piemonte? Sicuramente cambierà qualcosa, ma non cambierà in base a questi risultati. Mi spiego meglio. Il Casale è detenuto dal gruppo Foppiani, un importante gruppo industriale, che comunque fosse andata la stagione, dunque sia in caso di promozione che di non promozione come in questo caso, ha deciso il 30 giugno di lasciare la proprietà del club. La società finanziariamente sta benissimo, tutti i stipendi senza sono debiti, stati pagati, quindi non ci sono debiti, però si sono disinnamorati del mondo del calcio per tanti motivi, anche per qualche scontro magari con le istituzioni locali che hanno favorito maggiormente e sponsorizzato in tutti i sensi le gesta della formazione di basket della Junior Casale Monferrato, che è retrocessa dalla 1 alla Lega 2, e pertanto ci sarà questo passaggio di mano. Adesso bisognerà vedere se arriverà qualche compratore all'orizzonte, se no c'è il rischio che la squadra venga consegnata al sindaco e anche con 0 euro non si possa iscrivere. Dunque è una delle tante piazze un po' in difficoltà. Questa sconfitta certamente non aiuta. Quindi però ti dico, Giancarlo, indipendentemente, allora siamo pronti da questo, a vedere il gol. Siamo pronti da Entella Tube, citiamo naturalmente la fonte, per vedere il gol siglato al 96esimo da parte del portiere dell'Entella. Abbiamo preso un po' prima il filmato. Intanto i giocatori del Casale hanno contestato questo corner assegnato agli ospiti, lo rivediamo proprio in questo istante, vediamo i giocatori del Casale che si arrabbiano con l'arbitro per l'assegnazione del corner. Corner che viene battuto dall'Entella, la palla che rimane lì, guardate il portiere dell'Entella, Paroni appunto, che segna questo gol decisivo, gol incredibile, viene naturalmente festeggiato da tutti i giocatori, dai tifosi che poi sono sugli spalti. Da completata parte la rimonta da 0-2 a 2-2 con davvero gol come Michelangelo Rampulla qualche anno fa, insomma. Queste sono le immagini. Lontano Rampulla. Va bene, allora andiamo a vedere anche i playout di seconda divisione girone A, una partita unica dove il Mantova ha vinto 2-1 contro il Lecco. Dunque Lecco che retrocede in Serie D. La finale playout sarà tra Vibonese e Mantova, non sappiamo ancora chi giocherà in casa la prima partita e chi la seconda. Andiamo a vedere anche i playoff per cortesia di seconda divisione, il girone B. Vediamo anche il cartello grafico per quanto riguarda, eccola qua, la Paganese che ha vinto contro il Vigor Lamezia, 0-0 invece tra Aprile e Chieti. La finale sarà tra Paganese e Chieti, finale abbastanza scontata, no Nicolò? Sì e no, perché in realtà la Vigor Lamezia aveva fatto 80 punti sul campo e aveva conteso sino all'ultimo il secondo posto al Catanzaro. Infatti c'è stata anche qualche polemica nelle ultime ore da parte della dirigenza calabrese, perché giustamente aveva fatto osservare come la Vigor Lamezia avesse chiuso con 11 punti di vantaggio sul Chieti, che poi è arrivato a quota 69 al quarto posto, e di fatto si è stato costretto a disputare i playoff, cosa che in B non accade per regolamento, Giancarlo. Se ci sono più di 10 punti gap, di distacco tra la terza e la quarta, sarebbe da ripristinare, alla fine, da adattare anche alla C. Hai capito? Alla fine sono stati beffati. Paganese, che però non ha rubato nulla, ha vinto sia l'andata che al ritorno per 1-0.
bravissimo Grassadonia a far diventare ermetica la difesa che era stato un po' il punto debole degli azzurro stellati nelle scorse settimane, sì. E poi davanti Luca Orlando, un giocatore che in questa categoria fa la differenza, gol all'andata, gol al ritorno e Paganese in finale, e che potrà contare sul fattore campo del Marcello Torre, sicuramente più infuocato rispetto allo stadio di Chieti. Quindi ah, tu sei per la Paganese? Guarda, in questo momento la sensazione, vedendo lo stato di forma, propendo leggermente per la Paganese, però ti dico, per quello che ha dimostrato quest'anno meriterebbe il Chieti, che ha giocato con tantissimi giovani, che è una bella favola, che ha vinto 4 campionati di fila ripartendo dall'eccellenza, sì, dopo il fallimento. Ricordiamoci che 10 anni fa c'era un certo Fabio Grosso in Serie C, vero, nel Chieti, che poi ci ha fatto diventare tutti play out, seconda divisione, girone B, il ritorno ha bissato il successo dell'andata alla Vibonese 2-0 contro la Neapolis. Dunque la Vibonese che farà questa finale un po' strana, no, contro il Mantova. Giancarlo Besana, alle stranezze della Lega Pro, due squadre che giocano i playout, li vincono e poi si scontrano poi, per salvarsi, tra l'altro una distanza sì, chilometrica ampiamente previsto peraltro da questa scelta un po' bizzarra, per la verità. Comunque insomma ancora più drammatico questo spareggio. Salutiamo il Lecco che abbandona la seconda divisione, non è riuscito nella gara d'andata, soprattutto Lecco, due retrocessioni negli ultimi 3 anni, il Lecco che ha fatto il miracolo di riacciuffare a spese del Montichiari questa ennesima estrema possibilità e che però l'ha perduta. Peccato, perché al di là di certi eccessi è una piazza, quella di Lecco, dove il tifo è sentito e dove la squadra è seguita. Allora, in chiusura, Giancarlo, abbiamo ancora un paio di minutini alla chiusura di questa trasmissione. Settimana scorsa abbiamo avuto qui ospite il presidente della Lega Pro, Mario Macalli, l'abbiamo intervistato, è stato riportato anche da diversi siti. È un po' scettico su questa riforma, ha detto che non sa ancora se si farà, nonostante tanti club siano in grande difficoltà. Che cosa prevede la riforma? Di fatto una Serie C unica, 3 gironi, probabilmente nord, centro e sud, punto e stop, la cancellazione della seconda divisione. Ma il suo scetticismo è legato alla tempistica o alla sostanza di questa riforma? Intendo dire, Macalli ha delle perplessità per quanto riguarda i tempi in cui si dovrebbe realizzare, o proprio la sostanza stessa della riforma? Per entrambe, anche perché ci saranno delle squadre che probabilmente dalla Serie B, complici anche il discorso delle calcio scommesse, verranno mandate in Lega Pro. E poi anche per quanto riguarda la tempistica, perché mi sembra che non siano pronti a una riforma, che più che una riforma sarebbe, quindi sei una d'accordo con lui a questo punto. Quindi credo che per quest'anno, allora, penso di poter azzardare che non se ne farà nulla, perché ci sono troppe scadenze, ci sarebbero non lo so, Giancarlo, immediato. Io francamente o falliscono di ciò. Io invece Giancarlo non sono d'accordo. Tu pensi che se lo fanno? E beh, basta fare dei calcoli. Sì. Siamo 77 squadre, sì. Avevamo avuto ospite un paio di settimane fa il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ci aveva detto che la riforma era valida sino a 68, aveva detto. Sì, sì. 10 squadre, vedendo le problematiche che ci sono attualmente in diversi club, non ci vuole tanto che, tra virgolette, non possano iscriversi al campionato e dunque spariscano. Scadenze, questo io auspicherei, attenzione, la vera incognita io auspicherei questa riforma, spero che vada in porto. Ho delle perplessità, appunto. Io l'unica perplessità che ho, e fra l'altro in questo concordo ancora con Ghirelli, che era stato nostro ospite, sì, ce l'aveva detto proprio lui, è legata al calcio scommesse, perché magari tu riesci a impostare la riforma e poi ti trovi 4-5 club che sbucano dalla Serie B. Per questa ulteriore complicazione che tu hai sottolineato, rimango un po' perplesso sul fatto che si possa realizzare entro questa stagione. Pensi, questo è il tuo pensiero? Penso e temo, perché in realtà io auspicherei, preferirei sbagliarmi e che si arrivasse già subito a quella che sarebbe una rivoluzione. Da tempo predico nel mio piccolo la riduzione dell'area del professionismo, non possiamo più sostenere questo tipo di sistema. Nicolò Schira, chiudiamo col calciomercato? C'è qualcosa che bolle in pentola o si aspetterà la No, fine, qualcosa sta già bollendo in pentola tra club che non sono più impegnati con gare agonistiche in cui si giocano qualche traguardo, stanno già iniziando a muovere il mercato. C'è un Benevento che in questi giorni ha il proprio direttore dell'area tecnica, Tonino Lo Schiavo, a Milano, che sta hanno voglia ancora Benevento sì, vigorito e pronto a rilanciare, mentre a Cremona avevamo qualche perplessità, ne abbiamo parlato poc'anzi, girano tante voci. A Benevento Lo Schiavo è intenzionato a rilanciare un progetto importante, vuole blindare i suoi gioielli, sta lavorando
al mantenimento in maglia sannita dei due esterni offensivi che hanno fatto una grande stagione, Pinturi, che offerte dalla Serie B, e Michael Cia, idem, che addirittura ha fatto 11 gol, ha segnato con atteggiamento una punta. Lodevole questo, perché a Benevento avrebbero mille ragioni i dirigenti, il presidente, per disamorarsi, perché hanno subito nelle ultime stagioni amare cocenti delusioni. E poi potrebbe essere la settimana decisiva in casa Alessandria e Como per scoprire chi saranno i direttori sportivi. L'Alessandria adesso è intenzionata a scegliere uno fra Varini e Mengati. Mengati è stato il direttore sportivo della Giacomense nell'ultima stagione. Ma Sonzoni comunque vada, non sarà l'allenatore. Il professore non sarà. Non sarà l'allenatore, è già stato ci risolto. Speri, nell'anno del centenario che Sonzoni ritorni a Monza, di la verità. No, non credo più a questi ritorni. Non credi più a questi Spero ritorni. Che Monza sopravviva al suo centenario. Va bene, va bene. Siamo in chiusura. Io ringrazio Giancarlo Besana, Niccolò Schira. Grazie a te, grazie a voi. A voi. Ci vediamo lunedì prossimo alle 23, sempre a Suodine. Vi aspettiamo qui.